Durante la festa di fidanzamento di Sole e Lucas, Eliseo si presenterà alla donna per ricordarle che il matrimonio con Lucas è impossibile, dato che per la legge è ancora sposata con lui. Sole, impaurita, cercherà di farsi coraggio e di raccontare al fratello quanto accaduto in passato. Severo offrirà dei soldi ad Eliseo in cambio della libertà di Sole, ma questi rifiuterà. Per evitare il peggio, il Santa Cruz proporrà ad Eliseo di trasferirsi a Miela Amarga, in questo modo potrà tenerlo sotto controllo. L'aguzzino accetterà e vieterà a Sole di vedere per qualsiasi motivo Lucas. Se disubbidirà, Severo e Carmelo pagheranno con la vita. Ma Sole non ce la farà a stare lontano da Lucas. I due si vedranno clandestinamente, correndo seri pericoli. Intanto, Eliseo verrà sorpreso da una figura mascherata di nero, che lo terrorizzerà a morte. La notizia dell'aggressione farà il giro del paese e arriverà ovviamente anche a Miela Amarga. Severo si convincerà che l'uomo incappucciato che ha aggredito Eliseo sia Carmelo, ma l'amico negherà. Chi si nasconde dietro quel mantello nero? Scrivilo nei commenti. Metti un bel mi piace cliccando sul pollice in su, ed iscriviti al canale per non perdere le nostre migliori anticipazioni.